Salve e benvenuti a questo nostro speciale di Fatima TV. Sono John Vennari e questa è la prima di una serie di interviste che condurremo qui dagli studi della conferenza Fatima la nostra ultima possibilità che si sta tenendo a Roma nel maggio del 2012. Il nostro primo ospite è il dottor Peter Koinowski al quale do il benvenuto. Peter, oggi hai parlato dei tre pastorelli di Fatima. Potresti fornire brevemente ai nostri telespettatori un riassunto sulla persecuzione che subirono Lucia, Giacinta e Francesco di Fatima? Certo, la loro è una storia incredibile. In genere tendiamo tutti a parlare del grande miracolo del sole avvenuto alla fine delle apparizioni di Fatima. Ma sono in pochi a ricordarsi della persecuzione subita dai tre pastorelli portoghesi durante quel ciclo di apparizioni. Ed è proprio ciò di cui ho voluto parlare oggi. Si è trattato quasi di un martirio, ed esso testimonia il fatto che i fanciulli non mentirono nel parlare delle apparizioni della Madonna, e se accaddero veramente. E i tre bambini lo ripeterono sempre e comunque, in ogni circostanza, ai loro genitori, ai sacerdoti che li interrogarono e persino sotto minaccia di morte. L'amministratore di quella regione minacciò addirittura di gettarli vivi nell'olio bollente, eppure quei bambini continuarono imperterriti nella loro testimonianza e non tradirono mai il segreto dato loro dalla Madonna. Questo testimonia la bontà delle apparizioni, oltre ad essere una storia molto toccante. Anche perché dei bambini non rischierebbero mai la propria vita per una menzogna. No, infatti, nessun bambino lo farebbe mai. Prendiamo l'esempio degli apostoli. Essi versarono il loro sangue perché sapevano per certo che nostro Signore Gesù Cristo era risorto dalla morte. Lo avevano visto e toccato con mano, avevano mangiato con lui. Ecco, allo stesso modo i fanciulli di Fatima sapevano che la Madonna era realmente apparsa loro e quindi non ebbero la minima esitazione a difenderla. Questo attesta che le apparizioni di Fatima sono accadute realmente, oltre a testimoniare il fatto che il grande segreto di Fatima, rivelato in tre parti ai fanciulli, è davvero importante. La Madonna non voleva che i fanciulli rivelassero il segreto fino a quando non fosse giunto il momento opportuno Era e pertanto Lucia, Francesco e Giacinta erano pronti anche a morire pur di non rivelare a nessuno ciò che aveva rivelato loro la Madonna. È ovvio quindi che anche se stiamo parlando di tre piccoli bambini i contenuti del segreto che bene rivelato loro hanno un'importanza fondamentale. Bene per chi non lo sapesse, le apparizioni di Fatima avvennero nel 1917 e a breve festeggeremo il loro centenario. Sarà un evento molto importante, ma quell'anno, cioè il 2017, si verificherà un altro anniversario storico piuttosto significativo. Un avvenimento che in realtà nessun cattolico dovrebbe celebrare ma che a quanto pare il Vaticano sta pensando di ricordare in pompa magna. Sto parlando del 500 anniversario della riforma protestante di Martin Lutero. Il segretario della Pontificia Commissione per la promozione dell'unità cristiana, Monsignor Brian Farrell, ha affermato, cito testualmente, che si tratta di un'ottima opportunità per studiare il significato della riforma protestante nel corso dei secoli, e al giorno d'oggi. Ecco, penso che oggi potremmo parlare di questo, a cominciare magari dalla figura di Martin Lutero. Che ne dici? Sì, certo, una figura tragica sotto molti punti di vista, quella di Martin Lutero. Da un punto di vista umano, in qualche modo, non possiamo non provare pietà per lui. La famiglia da cui proveniva dovette fuggire dal proprio villaggio d'origine perché il padre di Lutero aveva ucciso un uomo. Fu proprio durante questo esilio che suo padre manifestò il carattere tremendo che avrebbe poi ereditato lo stesso Martin Lutero. Per scoprire chi è stato realmente Lutero non bisogna far altro che leggere i suoi scritti. Anzi, Ritengo che sia in assoluto l'approccio migliore per studiare questa figura così controversa. Leggete da voi ciò che ha scritto, leggete pure ciò che hanno detto di lui gli studiosi luterani nel corso di questi secoli, perché solo così vi farete una giusta opinione di Lutero e dei suoi insegnamenti. Di sicuro, e questo ve lo anticipo io, ebbe una gioventù davvero infelice. I suoi genitori furono severi al punto tale da resantare la follia, così duri e spietati da infrangere qualsiasi gioia o ingenuità nel loro figlio. Un'infanzia davvero triste, assolutamente infelice e priva d'amore. Lutero parlò spesso dei severi castighi ai quali veniva sottoposto dai genitori. In uno dei suoi scritti racconta che la madre lo picchiò a sangue per aver mangiato una nocciolina e che lo stesso giorno a scuola venne picchiato addirittura 15 volte. Insomma, un'esistenza misera e grama al punto che ci si chiede se la personalità di Lutero non sia stata deformata al punto da non aver più le capacità di rispondere in modo normale alle tipiche situazioni della vita. Lui stesso affermò che la severità con la quale era stato cresciuto fu una delle cause che lo spinsero a fuggire di casa ed entrare nell'ordine agostiniano all'età di 21 anni. Ovviamente... C'è tutta una letteratura sulle reali motivazioni che spinsero Lutero ad entrare in monastero. Interrompo solo per dire che Lutero era entrato in monastero, una vita non certo facile, anzi molto faticosa, in quanto la vedeva come una via di fuga e un mondo assai migliore rispetto a quello che poteva trovare a casa sua. Sì, certo, perché i suoi genitori erano veramente degli aguzzini. In un altro suo scritto, Lutero parlò di un episodio della sua infanzia che lo avrebbe cambiato radicalmente. Un giorno, una fortissima tempesta colpì il suo villaggio e lui, terrorizzato, invocò l'aiuto di Sant'Anna. Aiutami, Sant'Anna, e ti prometto che mi farò monaco se mi salverai. Si trovava nei campi assieme ad un suo amico quando dal cielo scese un fulmine che colpì proprio il suo amico, uccidendolo all'istante. Però in realtà tutte queste cose sarebbero soltanto invenzioni di Lutero, perché da quel che traspare da alcune lettere pubblicate dal quotidiano The Guardian e attribuite di recente a Lutero, sembrerebbe che il motivo per cui quest'ultimo entrò in monastero fosse in realtà dovuto alla fuga da un matrimonio concordato dei suoi genitori. Il che ha anche più senso. Ovviamente, esistono molti altri aneddoti nella storia di Lutero riguardo al suo ingresso nel monastero e la sua ordinazione sacerdotale. E di certo la Chiesa della sua epoca aveva davvero bisogno di una riforma ecclesiastica, ma Lutero in realtà desiderava andare ben oltre. Se si analizza ciò che egli affermava sui sacramenti, la chiesa, la gerarchia, la messa, la stessa salvezza dell'uomo, direi che Lutero non può essere considerato un riformatore, bensì un vero e proprio rivoluzionario che voleva distruggere l'intera cristianità. Ora, riguardo al suo ingresso nel monastero agostiniano, esistono informazioni precise sul tipo di educazione che ricevette in quella comunità? Voglio dire, ebbe una classica formazione tomistica e quanto studiò prima di diventare sacerdote? Beh, questa è una storia a parte. Lutero prese i voti nell'ordine monastico degli agostiniani praticamente un anno dopo il suo ingresso da novizio. Non aveva quindi quasi nessuna preparazione per la vita religiosa. Eppure, dopo un altro anno e mezzo, cioè in tutto dopo due anni e mezzo dal suo ingresso in monastero, egli venne ordinato sacerdote. E quindi evidente la sua mancanza di formazione, anche se leggendo i suoi documenti, sembra comunque conoscere bene San Tommaso e i testi della patristica, la sua vita avrebbe potuto avvolgere al meglio se le sue passioni, i suoi appetiti e il suo smisurato orgoglio non si fossero messi di traverso? Già. Ma quali furono le prime questioni che lo videro opporsi alla fede cattolica o comunque entrare in conflitto con Roma? Secondo te, quali furono i primi aspetti del suo dissenso? Fu la questione delle indulgenze o che cos'altro? Guarda, prima di cominciare a parlare della questione delle indulgenze vorrei ricordare che Martin Lutero inizialmente era un monaco che prendeva molto seriamente i suoi obblighi, al punto però da arrivare quasi a torturarsi per i suoi stessi scrupoli. Fu questa sua scrupolosità a portarlo fuori strada e gli riceveva consigli spirituali assolutamente giusti da parte dei suoi superiori, ma li rifiutava. Era un uomo dalle passioni smisurate, assolutamente emotivo nel suo modo di approcciare la realtà, voleva sentire di essere in uno stato di grazia, voleva provare una sensazione migliore dentro di sé nel momento in cui usciva dal confessionale. E poiché questa sensazione non riusciva a trovarla, arrivò a rifiutare l'intera vita ascetica e l'intero codice morale cristiano. Nel 1545, un anno prima di morire, Egli rivelò qualcosa di molto importante, e cioè che fu trascinato quasi involontariamente nella controversia che avrebbe portato alla sua caduta. Ecco cosa disse. Non avrei mai voluto entrare in questa controversia, ma in un certo modo venni trascinato in essa. Le motivazioni di questo suo trascinamento sono alquanto interessanti. Tra il 1515 ed il 1516 Roma, sotto forma di una bolla promulgata da Papa Leone X, autorizzò la remissione delle pene, cioè la prima indulgenza plenaria della storia. Questa indulgenza venne introdotta al fine di raccogliere fondi a favore della cosiddetta fabbrica di San Pietro per la costruzione della Basilica di San Pietro. Roma inviò in Germania un certo padre Tetzel a raccogliere fondi, grazie a quell'indulgenza, in quello che fu un vero e proprio atto di carità. La gente comprese che si trattava di un'indulgenza per un buono scopo e all'epoca tutti, professori e studenti, sapevano che cosa fosse un'indulgenza. Anche Lutero conosceva l'insegnamento della Chiesa sulle indulgenze e cioè una remissione temporanea dei peccati, non certo il permesso di peccare. Non rimuoveva il peccato in sé per sé, era solo una remissione dei castighi temporali, adesso connessi. Quando questa indulgenza venne assegnata ai domenicani perché la predicassero, gli agostiniani non ne furono felici e la ostaucalarono. Il capo dell'ordine agostiniano chiese a Martin Lutero di predicare contro gli abusi di questa indulgenza così particolare. Inizialmente quindi a Lutero fu ordinato di predicare contro gli abusi dell'indulgenza venuta da Roma. Come tutti sappiamo, dopo qualche tempo, egli scrisse una lettera all'arcivescovo Alberto di Mainz nella quale espose le famose 95 tesi contro tale indulgenza. Ma Martino Lutero era un uomo così emotivo, volitivo e rumoroso, per così dire, che non gli bastò inviare una lettera all'arcivescovo per denunciare quegli abusi, no. Egli andò personalmente alla cattedrale di Wittenberg, sulla porta della quale inchiodò le 95 tesi, che ovviamente fecero il giro della Germania. Se non erro ci troviamo nel 1517. Sì il 30 ottobre 1517 alla vigilia di ogni santi, una data che viene ormai considerata l'anniversario della nascita del protestantesimo, il giorno in cui nacque il protestantesimo. Vale la pena analizzare ciò che è scritto in quelle 95 tesi, perché in alcune di esse egli sembra essere molto antagonista, per così dire, ma in altre egli dimostra di essere ancora cattolico, almeno in parte. In una di queste proposizioni Lutero afferma che qualsiasi cristiano veramente pentito ottiene la remissione plenaria della pena e della colpa che gli è dovuta anche senza lettere di indulgenza. In altre parole le indulgenze non avrebbero alcuna utilità. In un'altra delle sue tesi, tuttavia, Lutero afferma che il Papa non può rimettere alcuna colpa se non dichiarando e approvando che è stata rimessa da Dio o rimettendo nei casi a lui riservati ed egli condanna chi parla contro la verità dei perdoni apostolici, addirittura invocando anatema su di lui. Sembra quindi che Lutero, almeno inizialmente, fosse ancora molto cattolico nel suo approccio alla questione. Durante l'evoluzione di questa controversia, ad alcuni frati venne chiesto di predicare contro gli errori presenti nelle 95 tesi di Lutero. Quasi in punto di morte, egli stesso affermò che non avrebbe voluto arrivare fino a quel punto e che se lo fece, questo avvenne per quei frati che predicarono contro di me. In altre parole, prima di morire, Lutero ammise di averlo fatto per un'offesa personale la prese molto sul personale. Esatto, si offese personalmente, da lì la cosa gli sfuggì di mano. Ma questo è tipico di un uomo come Lutero, il quale aveva un'altissima considerazione di se stesso, il che se vogliamo lo rende una figura tragica, ma dopotutto umana, con le sue volontà, le sue passioni, sentimenti così profondi che lo portarono a compiere cose che forse con un carattere più normale e mite non avrebbe mai commesso. Lo stesso Lutero affermò più volte che a causa della sua predicazione contro le indulgenze il Papa era contro di me e mi ritrovai da solo. Anche questo è importante perché se ti trovi solo su di una questione del genere, allora vuol dire che esiste una tradizione condivisa da tutti gli altri contro la quale solo tu ti stai scagliando. Lutero si rese conto di essere rimasto solo e questo lo spinse a reagire con violenza agli attacchi personali ricevuti dagli altri sacerdoti. Chiunque lo attaccasse riceveva risposte velenose, spesso eccessive. Accadde persino ad altri riformisti protestanti, i quali subirono i suoi strali, ma di questo parleremo dopo. Beh, se vogliamo, possiamo anche passare a questo argomento. Ma una delle cose che più mi colpiscono, leggendo Lutero, è che egli spesso si appellava all'autorità, e cioè se stesso. Sì, sempre se stesso. E in pratica, qualsiasi fosse la domanda, Martin Lutero riteneva di conoscerne sempre la risposta. Sì, infatti, una delle sue affermazioni più celebri è: Sono superbo in Dio sopra ogni misura. Né la cedo di un dito agli angeli in cielo, né a Pietro, né a Paolo, né a cento imperatori, né a mille papi, né a tutto quanto il mondo. Ecco il mio motto: Non cedo a nessuno. Bene, quando leggi affermazioni di questo tipo non puoi non vedere in Lutero una persona che intendeva rivelare una nuova religione che secondo lui era stata comunicata soltanto a lui e a nessun altro. Bene, parliamo di questa nuova religione che prevede il principio della sola scrittura e della sola fide, cioè senza alcuna autorità ecclesiastica né opere. Come passò Lutero da una mera opposizione alle indulgenze? A queste dottrine eretiche che costituiscono il cuore del protestantesimo. Beh, tutto ebbe origine durante la sua vita in monastero. Roma aveva chiesto a Lutero di chiarire la sua posizione e a rinunciare ad alcuni errori. Questo, aggiunto alla mentalità e soprattutto all'incredibile instabilità di questo monaco, portò ad una situazione ingestibile. Lutero lo ammise più volte, fu la sua scrupolosità a metterlo nei guai, la sua incapacità a sentirsi perdonato da Dio. Pensate che era arrivata ad odiare il concetto di giustizia di Dio, concetto che si può leggere nel Vangelo di San Paolo, lo odiava. Adesso non vorrei scomodare la psicologia moderna, ma in questo caso potremmo effettivamente attribuire le psicosi di Lutero ai traumi della sua infanzia. Suo padre era crudele, quanto freddo e distaccato, mentre sua madre era capace di picchiarlo a sangue per una nocciolina. Come poteva conoscere un concetto come quello di giustizia? E infatti, proprio a causa di questo suo squilibrio, per così dire, Lutero arrivò a rifiutare l'intera vita morale cristiana. Sì, un elemento di Lutero che sono in tanti a non conoscere, è vero? E alla fine divenne addirittura un libertino, tanto che i suoi seguaci protestanti e riformatori lo condannarono per questo e la sua vita cominciò a sfuggirgli di mano. Pensa che alla fine arrivò addirittura a condannare i dieci comandamenti. Sì, ne avevo sentito parlare. Voglio dire... Divenne realmente, ma quest'idea di sola fede, eh, dovremmo proprio parlarne. Quando un cattolico pensa alla fede, egli intende l'adesione della propria mente a ciò che Dio ci ha rivelato di se stesso, l'adesione alla verità rivelata di Dio: sulla base dell'autorità di Dio che la rivela. Sulla base dell'autorità di Dio che la rivela. Di certo non è questo il concetto luterano di fede, che infatti aveva una comprensione di essa del tutto diversa. Che cosa intendeva per fede? Per Lutero la fede è fiducia nella giustificazione dei propri peccati da parte di Dio, la speranza cioè che Dio non consideri i miei peccati quando mi giudicherà. Lutero usa un'espressione molto forte, cioè che l'uomo è un letamaio e che la salvezza, la redenzione è un manto di neve lucente che copre quel letame. In sostanza il letame rimane, ma Dio lo ricopre, giustificando i suoi peccati. Esatto, giustificando, quindi redimendo i suoi peccati grazie al sacrificio di Cristo. Per Lutero, finché hai fede nel fatto che Cristo abbia coperto i tuoi peccati, sei libero di fare ciò che vuoi. Egli condannava i dieci comandamenti in quanto voce della nostra coscienza, perché per lui la voce della nostra coscienza era in realtà la voce del diavolo. Era arrivata a questi estremi, quindi, se la nostra coscienza ci dice che per essere buoni e santi dobbiamo fare certe cose o astenerci da altre, e quindi in pratica emendare la nostra vita, ebbene per Lutero questo non era altro che la voce del demonio. E tutte le azioni che proviamo ad intraprendere nella nostra vita per cercare di essere casti, santi e buoni, sono azioni che ci condannano, ci dannano e ci rendono malvagi. Insomma, si tratta di un'inversione totale della vita morale cattolica. Una rivoluzione assoluta che influì moltissimo sulla società dell'epoca. Immaginatevi di avere un padre spirituale come Lutero, il quale vi insegna che niente di ciò che possiamo fare potrà contribuire o impedire alla vostra salvezza. Se non puoi ottenere o perdere la salvezza per mezzo delle tue opere, beh, allora puoi fare tutto quello che ti pare. Sì, allora puoi fare quello che ti pare e una società di persone può fare ciò che vuole. Esatto addiviene ad un rapido declino, che poi fu lo stesso Lutero a confermare come è possibile. Basta leggere i suoi stessi documenti, nei quali gli afferma chiaramente e distintamente che prima della riforma la gente cercava almeno di essere pia e giusta. Quando era ancora papista, la gente insomma aveva una moralità, mentre dopo aver ricevuto il Vangelo della libertà di Lutero, la gente era peggiorata. Davvero, Lutero disse cose pesantissime. Contro i suoi stessi seguaci che erano caduti nella torpitudine morale. Se ci pensate, è un po' la stessa cosa che dicono i televangelisti che vedete alla televisione: non fanno altro che predicare la dottrina luterana. Credete nel Signore e vi salverete, oppure accettate il Signore come il vostro Salvatore e sarete salvi. Ma con questo insegnamento, niente di ciò che facciamo o non facciamo contribuisce alle nostre possibilità di salvarci è una trappola che porta lontano dalla vera fede e si fa un gran parlare del fatto che il protestantesimo prenderebbe i suoi insegnamenti direttamente dalla Bibbia che quindi conterrebbe le dottrine protestanti mentre quelle cattoliche sarebbero state aggiunte solo in seguito. Tuttavia l'uso che fa Lutero della Bibbia è palesemente errato, visto che è pronto ad ignorare interi passi delle scritture se questi non gli sono congeniali o contraddicono i suoi insegnamenti. Quando parla del Nuovo Testamento, persino dei Vangeli, Lutero afferma che non dovremmo leggere le opere di Cristo, ma solo le sue promesse. Lutero incoraggiava i fedeli ad ignorare le opere di nostro Signore perché per lui erano di scarso valore. Non solo quindi le opere dei semplici fedeli sarebbero inutili, ma anche quelle di Cristo sono poca cosa per lui. E questo proprio in quanto opere. Per Lutero non c'era bisogno di guardare al passato né di leggere il Nuovo Testamento per trovarvi leggi e dottrine valide per la nostra salvezza. Dovremmo solo credere nel fatto che Cristo ci ha salvati e che la nostra salvezza non può essere perduta a prescindere da quel che accade. Tra l'altro, già di per sé una contraddizione, perché se Cristo ci ha salvato, ciò è avvenuto grazie alle sue opere sulla terra. Sì, ma infatti Lutero si contraddice in vari punti del suo pensiero, anzi direi che la contraddizione è insita in quasi tutti i suoi insegnamenti. Come ho detto, fu un uomo emotivo e chiunque lo contraddicesse veniva da lui attaccato con veemenza. È francamente incredibile il livello di successo del luteranesimo nel XVI secolo, ma va detto che in gran parte fu dovuto alla protezione politica ricevuta da alcuni principi tedeschi. Se fu in grado di prosperare in Germania, infatti, Lutero lo dovette alla protezione delle autorità tedesche, perché il resto della cristianità, il clero, l'imperatore del Sacro Romano Impero, oltre che le abitudini e il buonsenso comune, continuarono ad essergli ostili. Ma allora perché quei principi gli dettero protezione? È una domanda molto interessante. Secondo alcuni studiosi, Giovanni Federico di Sassonia lo protesse perché era un suo uomo. Il duca di Sassonia aveva infatti nominato Lutero professore di teologia spirituale all'Università di Wittenberg, quindi Lutero era un suo protetto. Ma il vero motivo erano i benefici politici ed economici di cui avrebbe potuto godere quel principe grazie alla rottura con Roma, potendo confiscare le proprietà della Chiesa come i monasteri. E liberandosi dell'ingombrante autorità di Roma. Sì. In quel modo poteva avere più libertà nell'esercizio del suo potere? Un altro principe che protesse Lutero era in vero alla ricerca della possibilità di poter avere due mogli al tempo stesso. Insomma, voleva essere bigamo e desiderava che Lutero ed il suo seguace, Melantone, si esponessero predicando la bigamia. Secondo te, che cosa accadde? Direi che lo fecero! Esatto predicarono a favore della bigamia, permettendo a quel principe di prendere due mogli. Sì, ma su che basi teologiche? Voglio dire... Ma si inventarono che in certe circostanze poteva essere permesso e per farlo portarono l'esempio di alcuni ebrei che nella Bibbia furono bigami. Quindi sì, Martino Lutero arrivò a predicare la liceità della bigamia e firmò il documento di nozze di quel principe. Un vero e proprio scandalo, ma Lutero non importò. Parliamo adesso della liturgia. Lutero odiava il principio del sacrificio nella messa. Se non erro, arrivò addirittura a dire che esso era peggiore del più vile dei bordelli. È così. Beh, ci sono molte cose che potremmo dire riguardo la prima messa officiata da Martin Lutero. Quando entrò in monastero e fu finalmente pronto, almeno in teoria, per diventare sacerdote, suo padre si oppose con violenza alla sua ordinazione. Voleva che Lutero studiasse legge, un corso di studi per il quale era stato già avviato da giovane, quindi il suo desiderio di prendere i voti lo colse completamente alla sprovvista. Ad ogni modo, quando tutto fu pronto per la sua ordinazione, cioè un paio d'anni dopo essere entrato in monastero, durante la sua prima consacrazione del calice, Lutero cominciò a tremare a tal punto che alcune delle sante specie caddero sulla tovaglia dell'altare. Il suo superiore dovette intervenire e gli disse che doveva continuare perché era suo dovere, ma alla fine della cerimonia il padre di Lutero era furioso con lui. Dopo l'ordinazione la famiglia pranzò assieme e lì l'ira del padre si manifestò in tutta la sua violenza. Questo perché quell'uomo si era reso conto che c'era qualcosa di sbagliato in ciò che era successo poche ore prima. Lo stesso Lutero ammise che se tremavo era perché mi rendevo conto che si trattava tutto di un inganno. Ma stava parlando della sua vocazione o della messa in generale? Che cosa intendeva per inganno? Tutte e due le cose. Tutte e due. Egli negava il sacerdozio sacrificale e la gerarchia della Chiesa, in particolare quella degli ordini sacri. Ti faccio un esempio. Ho letto questo passo di Lutero solo qualche giorno fa. In esso egli afferma che se un gruppo di cristiani rimanesse isolato in un'isola deserta senza alcun sacerdote ordinato da papi e vescovi. Allora, la comunità dovrebbe scegliere tra i suoi elementi qualcuno che possa amministrare sacramenti come il battesimo, eucaristia e la confessione. E tutto questo semplicemente su scelta della comunità e senza alcuna cerimonia di ordinazione. In altre parole, Lutero negava completamente il principio di successione apostolica e l'intero sistema sacramentale. Cioè, da dove i sacramenti derivano il loro potere? Sì, esattamente. Sì, ma secondo te aveva già queste idee in testa quando officiò la sua prima messa? No, non penso che avesse queste idee quando officiò la sua prima messa, però non dobbiamo dimenticare che sin da giovane Lutero era mosso da posizioni assolutamente personali. Ad ogni modo predicò una teoria che è persino difficile concettualizzare, tanto è contorta. Egli negava la transustanziazione attribuendone l'invenzione a San Tommaso. Il quale a sua volta, secondo lui, l'aveva tratta da idee aristoteliche. Secondo Lutero, la Chiesa non l'aveva mai insegnata prima di San Tommaso. La sua teoria veniva definita consustanziazione, secondo la quale pane e il vino al tempo stesso mantengono la loro natura fisica e divengono anche sostanza del corpo e del sangue di Cristo. Non ha alcun senso, ma era una sua teoria e Lutero pretendeva che tutti accettassero questo suo nuovo insegnamento quando altri protestanti come il riformatore svizzero Zwingli ad esempio negarono completamente la presenza di Cristo nell'eucarestia Lutero si arrabbiò al punto da estrarre il suo pugnale e incidere sul tavolo davanti a lui questo è il mio corpo questo è il mio sangue ecco che tipo di uomo era Lutero o la pensavi come lui o eri suo nemico davvero un bel modo per risolvere una controversia incidere le parole di nostro signore sul legno ad ogni modo, sempre secondo il suo modo di vedere l'Eucaristia, in realtà non è il sacerdote a rendere valido il sacramento, ma il credente, il singolo credente nel momento in cui riceve l'ostia e il vino, i quali non diventano vero corpo e vero sangue di Cristo, a meno che tale fedele non creda. Esatto, ma in questo modo si stravolge completamente il significato della messa, rifiutandone l'essenza, in quanto si nega che si tratti di un sacrificio per la remissione dei peccati dei vivi e dei defunti. Lutero affermò che bisognava tornare alla cerimonia originale della messa, una semplice cerimonia senza alcun concetto di sacrificio o di presenza reale di Nostro Signore. Talvolta è difficile prendere sul serio le affermazioni di Lutero, poiché non sai mai se egli credeva veramente in ciò che stava dicendo oppure se lo diceva solo per attaccare qualcun altro. Ma infatti, questa è un'altra delle mie domande. Se tutto si accentra e si limita a ciò che diceva, pensava o decideva Lutero, in modo del tutto arbitrario, allora, che cos'è il luteranesimo? Questo gruppo di persone che professa il luteranesimo ha una qualche forma? Voglio dire, i luterani moderni continuano a definirsi tali in quanto fedeli a Martin Lutero? Sono tuttora così intransigenti ed estremi come Fra Martino? Quel che colpisce quando parli con dei protestanti e cerchi di spiegar loro la fede cattolica è che non appena inizi a menzionare Martin Lutero questi tendono a prenderne le distanze completamente. Voglio dire, non solo gente come i Battisti o i Pentecostali, ma i luterani stessi sono i primi in realtà a non considerare troppo seriamente ciò che scrisse Martin Lutero. Lo stesso luteranesimo in realtà è una confessione nata grazie al suo discepolo Melantone, il quale sostanzialmente ridusse a livello razionale o comunque in un sistema compiuto quelle che per la maggior parte erano solo farneticazioni di Martin Lutero. E gli scritti di Lutero sono pieni di farneticazioni. Per non parlare del linguaggio usato. Sì, infatti molti dei suoi testi originali in tedesco non sono stati tradotti a causa del sordido linguaggio con il quale vennero scritti. Alla fine fu Melantone a tentare una mediazione. Un personaggio particolare questo Melantone. Poco prima della morte di Lutero, la Chiesa provò a negoziare con lui per incoraggiare il suo ritorno e quello dei luterani in seno alla Chiesa Cattolica. Melantone fece una missione incredibile, affermò di non avere alcuna intenzione di infrangere l'autorità del pontefice romano. Ecco cosa dichiarò. Se il Papa vuole che tornino in seno Santa Romana Chiesa, essi torneranno. Dopotutto il pontefice romano rappresenta un centro necessario a stabilire l'unità della dottrina. A queste parole, Lutero si infuriò, minacciando di allontanare Melantone per sempre. Adirato gli disse stai distruggendo una religione per costruire la quale sulle rovine del papato ho passato oltre 20 anni della mia vita. E quale fu la reazione di Melantone? Che cosa fece? Non rispose mai veramente. Da quanto ne so non ruppe mai pienamente con Lutero e i due raggiunsero sostanzialmente un accordo. Tuttavia c'erano notevoli differenze, tipiche comunque di quel che accadde durante la Riforma protestante perché dopo la ribellione di Lutero la scena religiosa non fu più la stessa. Il protestantesimo in realtà si sfaldò proprio a causa dell'ira di Lutero contro chiunque non la pensasse come lui, anche contro qualunque protestante che contraddicesse le sue opinioni. E ovviamente era furioso anche col Papa, secondo quel tipo di mentalità che l'aveva portato a dire che nemmeno gli angeli possono giudicare i miei insegnamenti. Lutero fece nomi e cognomi, tanto fu ardito e scellerato. Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, San Girolamo: anche se tutti questi grandi padri della Chiesa erano contro i suoi insegnamenti, lui continuava ad aver ragione. Insomma, bisognava andare contro le più alte autorità, persino i grandi dottori della Chiesa, se questi andavano contro gli insegnamenti di Martin Lutero. Bene, ma dopo tutto quello che ci siamo detti e dopo aver analizzato gli insegnamenti di Martin Lutero, eh, soprattutto in merito al rifiuto della natura sacrificale della messa, eh, del ruolo del sacerdote, dell'autorità del Papa e tutte le sue eresie strampalate sulla fede in generale, che cosa ci sarà mai da celebrare per la Chiesa cattolica nel 500° anniversario delle 95 tesi di Wittenberg? Voglio dire, con che coraggio lo celebriamo? A meno che coloro che vogliono celebrare Martin Lutero in realtà non concordino con lui. Rendiamoci conto che Lutero odiava San Tommaso e arrivò al punto da bruciare la bolla pontificia ex surge domine con la quale il Papa lo aveva scomunicato. Avrebbe voluto bruciare anche le opere di San Tommaso, ma nessuno gliene dette mai una. Nessuno gliene dette una copia? No. Esatto, nessuno volle dargli una copia della somma apostolica di San Tommaso che Lutero avrebbe voluto bruciare in pubblica piazza perché rappresentava tutto ciò che egli odiava e disprezzava. Un odio e un disprezzo che purtroppo si manifestano ancora oggi contro gli insegnamenti di San Tommaso. Sì, un atteggiamento suicida da parte di certe personalità presenti in Vaticano, totalmente dominate dall'ecumenismo. Vogliono celebrare qualcosa che potrebbe distruggerli. Questo mi fa ricordare però le parole della Madonna di Fatima in merito al suicidio nell'alterare la propria fede. È come desiderare di morire, perché Lutero desiderava la morte della Chiesa Cattolica, non certo la sua riforma. Il suo obiettivo era proprio questo, distruggere la Chiesa Cattolica. Dinanzi al fuoco in cui gettò la bolla papale che lo scomunicava, urlando alle fiamme, egli affermò che bisognava immergere le mani nel sangue del Papa, dei Cardinali e della Curia romana. Insomma, un chiaro invito a sterminare la gerarchia cattolica. Ma quindi che cosa diresti nel modo più pacato possibile alle autorità del Vaticano che hanno avuto questa bella idea di celebrare il 500° anniversario della Riforma protestante? Beh, direi loro che è un controsenso e una celebrazione francamente inutile, visto che gli stessi protestanti anche dell'epoca riconobbero che Lutero non era realmente credibile, tanto che molti di loro vollero affrancarsi da lui. È molto strano che vogliano celebrarlo adesso. Già, e tra l'altro anche Hans Kung è stato un grande ammiratore di Lutero. Sì, e questo la dice lunga. Il suo rifiuto fondamentale era nei confronti del papato. Sono vent'anni che guerreggio contro il papa, disse Lutero. Lo odiava profondamente, salvo poi scrivere in una lettera a Papa Leone X, datata 1518, che nessuno può mettere in dubbio la vostra integrità. Le parole esatte furono «Come potrei mettere in dubbio?» La vostra integrità, quando il mondo intero proclama la vostra virtù. A meno di non voler dubitare della sincerità di Lutero, è chiaro che almeno agli inizi egli provasse una certa ammirazione nei confronti del Papa, salvo poi diventarne il nemico più acerrimo arrivando ad attaccarlo ripetutamente nei suoi scritti. Celebrare la sua riforma è quindi un atto suicida da parte della Chiesa che dovrebbe invece sostenere gli insegnamenti che ci provengono da Cristo. Beh! Alla fine del XIX secolo, padre Frederick Favre disse che Là dove non v'è odio nei confronti dell'eresia, non v'è neanche santità. Parole che riassumono un po' l'errore gravissimo di voler celebrare una figura come quella di Martin Lutero ed un sistema che ha portato alla disgregazione dell'unità cristiana. Esatto. Comunque, bisogna ammettere che la Chiesa cattolica dell'epoca si aprì a determinate riforme in modo troppo lento, principalmente a causa di questioni politiche del momento. Tuttavia... Ad un certo punto si decise di farlo e per questo fu indetto il Concilio di Trento. Martin Lutero venne invitato a quel concilio, ma decise di non partecipare. Era stato invitato perché vi esponesse le sue idee e le sue critiche e lui stesso aveva invocato da decenni l'indizione di un concilio, perché per lui le decisioni di un concilio erano più importanti di quelle di un singolo papa. Lo chiese più e più volte, indovinate quale fu la sua reazione quando lo invitarono a quel concilio? Esattamente, veleno, odio e rifiuto più totale. D'altronde, da uno che affermava che nemmeno gli angeli potevano giudicare la sua dottrina, che cos'altro ci si aspettava? Poco dopo egli morì. Vedi, Peter, una delle cose che più mi affascinano della Madonna di Fatima e del suo messaggio è che esso corregge e risolve ogni singolo punto eretico portato avanti dai protestanti. Martin Lutero negava il Settissimo Sacramento. Bene, la Madonna di Fatima ci chiede di fare riparazione e di ricevere il Santissimo Sacramento durante i primi cinque sabati. In altre parole, la Madonna ribadisce l'importanza dei sacramenti dell'Eucaristia e della confessione, entrambi rifiutati nella loro essenza da Lutero. E ci ha chiesto di sacrificarci per i poveri peccatori. Si tratta di opere. Assolutamente, sono opere pie, anch'esse odiate da Lutero. Insomma, ogni singola posizione protestante è confutata da Fatima. Quindi penso che dovremmo usare il centenario di Fatima per insegnare ad altri come correggere gli errori di Lutero, i quali portano alla distruzione dell'unica vera fede. Fatima riafferma la fede cattolica, specialmente grazie al miracolo del sole, e in questo il centenario di Fatima può essere perfetto. Beh, ora che mi ci fai pensare, la coincidenza è incredibile. Fatima è uno strumento apologetico che andrebbe usato molto più spesso. Mi trovo di frequente a parlare con i Mormoni o i Battisti, e quando sono a corto d'argomenti posso sempre usare Fatima. Avete mai sentito parlare delle apparizioni della Madonna di Fatima in Portogallo? No, è la loro risposta. Ecco, di solito non sanno nulla di Fatima, ed è un punto di partenza per spiegare loro che la Madonna, o meglio, Nostro Signore, attraverso di lei, ha consegnato un messaggio per la nostra epoca, nel quale vengono riaffermate tutte le dottrine cattoliche. E tutto questo è stato comprovato da un miracolo stupendo come quello del sole, della cui autenticità nessuno può dubitare. Dato che fu visto da 70.000 persone. Neanche gli scettici. Compresi gli anticlericali. Sì, era presente la stampa anticlericale e di quel miracolo parlò persino il New York Times. In fondo alla pagina sportiva, se non erro. No, no, era in prima pagina, ho visto le foto dell'edizione di quel giorno. Addirittura in prima pagina, ah, non lo sapevo. Sì, era in prima pagina. Insomma, possiamo usare Fatima come strumento apologetico perché la regina del cielo schiaccerà il serpente e l'eresia è una delle malvagità più grandi. In un certo senso, Lutero fu un'anteprima del modernismo. Sì, lo penso anch'io. Perché con lui tutto diventa una questione d'esperienza personale. Puoi creare la tua religione o il tuo dio come più ti pare e piace. Ecco cosa ha causato Lutero, e in fin dei conti. È ciò che desidera il modernismo, il che va contro la vera fede, e cioè l'adesione della mente alla verità rivelata da Dio. Beh, un altro aspetto del protestantesimo, di cui non abbiamo parlato oggi, è l'autorità con la quale si interpreta la Bibbia. Per Lutero, l'autorità è sua ed esclusivamente sua. Questo è ciò che ritengo vogliano dire le sacre scritture. Punto. Ma se è così, chi vieta a un qualsiasi altro elemento della sua congregazione di alzarsi un giorno e dire no, no? Significa quest'altro? Oppure no, significa quest'altro ancora? E così via. Proprio la mancanza d'autorità è alla base della proliferazione delle confessioni protestanti, al punto che, secondo padre Fahey, se portiamo il protestantesimo alla sua conclusione logica e definitiva, esso non è altro che un numero di chiese pari al numero dei singoli fedeli. Certo, ovviamente senza autorità si assiste alla polverizzazione della fede e Lutero, questo lo sapeva bene, Egli minò l'autorità dei principi. Con la sua predicazione e condannando al tempo stesso i dieci comandamenti, egli contribuì ad un clima di instabilità generale, tanto che negli ultimi venti del XVI secolo scoppiarono rivolte contadine terribili per le atrocità commesse in suo nome. Una guerra orribile che sconvolse la Germania dell'epoca, ma quei contadini si erano ribellati anche a causa dei distorti principi egualitari che aveva insegnato loro Lutero stiamo solo seguendo le tue predicazioni, sei tu il nostro profeta, dicevano a Lutero. Fintanto che parlavano in nome di Lutero, tuttavia, per lui non verrà alcun problema. Ma quando Thomas Münster, sto parlando di lui, cominciò a predicare contro Lutero e a fare ciò che quest'ultimo condannava, allora Lutero si adirò e imboccò lo sterminio di tutti i contadini tedeschi in uno dei suoi più nefandi e famigerati attacchi. Fu Lutero a dirlo? Sì. E anzi fu severissimo contro quei principi e vescovi che rispondevano con troppa poca severità contro la rivolta dei contadini, eppure questi agivano sulla base di ciò che lo stesso Lutero aveva insegnato loro. Quando venne catturato e condannato a morte per le sue responsabilità nella rivolta contadina, Thomas Munster tornò in seno alla Chiesa Cattolica e poco prima di morire affermò che era stato Lutero a trascinarmi nella rivolta. Beh, ma si sa che un liberale è incapace di convivere con le conseguenze del suo stesso agire spesso non riflette sulle sue posizioni. Mi fanno cenno che il tempo a nostra disposizione sta per scadere, quindi prima di finire vorrei tornare su un punto che abbiamo toccato poco fa, e cioè Fatima in quanto strumento apologetico e di evangelizzazione. C'è un episodio che mi è capitato qualche anno fa e ti invito a usarlo nei tuoi discorsi, se ti fa piacere, Peter, giusto per vedere che reazioni ottieni. Dicevo, qualche anno fa bussarono alla mia porta due simpatiche testimoni di Geova. Ora, la prima cosa che bisogna fare quando ci si trova davanti a dei testimoni di Geova è portarli fuori dai discorsi che si sono preparati in precedenza, perché in genere hanno in testa tutto il discorso già bello e pronto e se lo sai è facile metterli in difficoltà. Buongiorno, mi dissero, e io, buongiorno a voi. E loro, è una bella giornata, vero? E io, sì, certo. E loro, ma non è poi così bella se si pensa alle guerre e alle sofferenze che avvengono in tutto il mondo. Al che io le ho interrotte e le ho detto: Certo, la Beata Vergine era così preoccupata per la guerra e le sofferenze che è apparsa a Fatima e ci ha chiesto di recitare tutti i giorni il Santo Rosario, di compiere la devozione dei primi cinque sabati e di sacrificarci per i poveri peccatori, offrendo le nostre azioni quotidiane come atto di sacrificio. Io prenderò la vostra rivista se voi accetterete questo mio rosario. Funzionò? Mi sa di no, ma forse internamente chissà. Beh, se ne andarono. Anche se in un'altra occasione uno dei due, perché vanno sempre insieme, sono sempre in coppia se ci fate caso, uno dei due, dopo avermi sentito parlare della Madonna di Fatima, mi disse che non avrebbe preso il rosario, ma che era molto interessato a quel che gli avevo detto. Quindi, vedi, non si sa mai. Non si sa mai che fine fanno questi semi. Esatto. Bene, grazie per essere stato con noi, Peter, e mi auguro di poter ripetere l'esperienza in futuro. Grazie.